se non sono rare, non le guida. Una collezione unica, una vita con i motori nel sangue. Un vero gentleman driver. Giuseppe Baggi ci racconta la sua Fiat 501 Doctor. Storia e curiosità. Ciao Beppe. Ciao Armando. Bellissima auto. Fiat 501 Coupé Doctor. Della tua bellissima collezione. Ce la racconti? Sì, dunque questa è una 501 Fiat. Di particolare ha che è costruita in Inghilterra la carrozzeria. La Fiat in quegli anni mandò, come tutte le marche automobilistiche, mandavano gli chassis soprattutto all'estero, e poi le carrozzerie del posto pensavano loro ad attrezzarle. Questa in particolare è stata fatta da una carrozzeria di Winchester, la Shore, che dai documenti che sono, quei pochi documenti che sono riuscito a trovare, costruiva aerei e fece questa carrozzeria. Di particolare ha che è un coupé docteur con l'allure di una vecchia carrozza. Difatti interessante sono vedere le portiere e vedere l'assetto. È fatto tutto in legno ricoperto poi di metallo. Alcuni particolari sono veramente interessanti. Per esempio, questa è una delle prime macchine che ha il tettino apribile. Non so se riuscirete a vederlo per la ripresa, ma c'è il tetto apribile, che sembrerebbe ridicolo, ma per quei tempi era qualcosa di veramente particolare. Per il resto tutta l'oggettistica è fatta da manometri eccetera della Schmidt inglesi, ed ha una particolarità questa macchina, che è ancora intatta rispetto alla prima uscita nel primo gennaio del 23. Io l'ho trovata da una famiglia in Inghilterra che l'ha tenuta praticamente dalla prima immatricolazione fino al giorno in cui me l'ha venduta, e me l'ha venduta per una sola cosa, perché il proprietario gli è venuto l'Alzheimer e quindi non poteva più guidarla, per cui se ne è staccato a malincuore. L'interno, se vedi, è ancora col velluto originale, tutte le modanature c'hanno più della carrozza che non della vettura, ed è una vettura che io uso ancora. Posso dirti che l'ultima manifestazione che ho fatto è stata la Torino, Asti Torino, rievocazione della prima corsa in Italia, e l'abbiamo fatta con tutte macchine degli anni 10, 15, 20. Il collezionista ama queste cose, ama per esempio ritrovare determinati meccanismi nella vettura. Per esempio, una stupidaggine, l'acceleratore a mano è sopra l'astone dello sterzo, quindi si regola movimentando una ghiera sopra questo. Per esempio, un'altra cosa che io amo molto, per esempio la storiografia dell'automobilismo, un'altra cosa, di solito c'è l'espressione andare al chiodo, no? Ecco, se voi potrete vedere magari più tardi la pedaliera di questa macchina, c'è l'acceleratore, il freno e in mezzo c'è l'acceleratore, il freno, frizione in mezzo all'acceleratore, che ha la forma della testa di un chiodo. Quindi l'espressione andare al chiodo era proprio legata a questo sistema. Una cosa importante di queste macchine, voi dovete sapere che fino al 1925 tutte le automobili uscivano senza freni davanti. Difatti questa macchina non ha i freni davanti, e io ho a casa dei documenti degli ingegneri della Fiat che consigliavano ai clienti di comprare l'opzione freni anteriori. Sono freni a tirante, come quelle delle carrozze, e devo dire che però frenano da Dio. Una cosa particolare, per esempio, da vedere in queste macchine è la larghezza dei pneumatici. Usano dei pneumatici cosiddetti a tallone. Tallone perché è la forma con cui entrano nel cerchio e vengono gonfiati a 5 atmosfere. Quindi vi immaginate cosa dovevano essere. Questi erano praticamente i primi dopo le gomme piene, e quindi dovevano avere un sistema di pressione molto alto. Altra particolarità di questa macchina, per esempio, è l'oggettistica che gli hanno messo. Se voi guardate per esempio la serratura della porta, ecco, la serratura è quella di un armadio. Avete presente gli armadi, quelli di casa? Ecco, la serratura è uguale. E dietro c'è il posto cosiddetto posto della suocera,
dove alzando la parte, il cofano, si poteva avere o il posto per un altro passeggero oppure un baule che per il trasporto delle cose. Per il resto direi che il motore la spinge. Allora, il motore è un motore 1500 di cilindrata, è il famoso motore della 501, che è stato uno dei cavalli di battaglia della Fiat. Nasce durante la prima guerra mondiale ed è praticamente fa la fortuna della Fiat, perché è un motore talmente sicuro, talmente affidabile. Pensate che una volta è un 4 cilindri, ecco, mi dimenticavo di dirvi. Ed ha l'alimentazione elettrica è fatta con magnete di questa macchina, quindi questa è ancora una macchina senza carburatore, ma ha un miscelatore che è una specie di bicchierino su cui è calettata una molla e un coperchio che si muove in funzione della chiamata dell'acceleratore, ed è una cosa difficilissima da regolare. È una macchina che viaggia a velocità di 60-70 km all'ora ed ha delle caratteristiche, ha un serbatoio nella parte anteriore, serbatoio con cui si accede, no, attraverso una chiusura e una stina in legno per misurare la quantità di benzina. Quindi sono tutte cose, sembrano empiriche. Tenete conto che queste macchine uscivano da un'epopea in cui tutti erano contro le auto, perché le auto spaventavano gli animali. E vi posso dire che prima della prima guerra mondiale addirittura c'era una legislazione che diceva: prima dell'arrivo di una macchina, di un crocicchio, l'arrivo della macchina doveva essere segnalato da una persona con una bandiera rossa. Questo vi dice a che punto eravamo. In più, non posso farvelo sentire adesso, ma c'è il clacson. Il clacson di queste macchine assomiglia molto al muggito di una mucca. Perché? Tutti si mettono a ridere quando si suona. No, c'era una ragione. Perché se fosse stato un campanello, un clacson normale, faceva spaventare i cavalli. Non bisogna dimenticare che a quell'epoca con le automobili viaggiavano ancora le carrozze e quindi c'erano ancora i cavalli. Quindi potrei stare qui un'ora a raccontarvi un po' tutte le cose che ci sono su queste macchine, che viste così fanno ridere, viste nel 1923 erano delle grandi innovazioni. La guida destra ha una sua ragione, poi ci sono tante tante spiegazioni. La prima è quella di Napoleone contro gli inglesi che vuole la guida destra, ma sembra un po' una leggenda. Devi sapere che fino al 1921 ognuno faceva quello che ne aveva voglia, cioè ogni città imponeva una guida o a destra o a sinistra a seconda delle carreggiate che voleva, che si voleva. Nel 1921 un regio decreto impose la guida destra, però seguivano talmente bene i regi decreti che Milano lo applicò solo nel 1925, ma la realtà è un'altra. La realtà è che fino al dopoguerra, ma avanzato negli anni 60, non esistevano le strisce per terra. Quindi il conduttore, come il conduttore di carrozza eccetera, guidava col ciglio della strada, ecco la guida destra. Qualcuno lo spiegò anche col freno a mano, perché il freno a mano è messo in tutte queste auto, è messo a destra, e quindi automaticamente la guida doveva essere messa a destra perché doveva poter usare il freno a mano. Ma detto fra di noi, la vera spiegazione è proprio quella del ciglio della strada, perché il pilota poteva, anche se diventava difficile superare, ma tenete conto che nel 1940 c'erano penso 200.000 macchine in Italia, quindi non era, ed ecco la ragione della guida destra. Non era sicuramente un problema di traffico. Assolutamente, ed era più che altro un qualcosa legato all'utilizzo della macchina.